Ma guarda che fortuna! Stai partendo per Marte e puoi portare con te una sola cosa. E se dovessi scegliere il tuo telefono, continuerà a funzionare a lungo o si romperà non appena arrivi? Beh, rispondi a queste domande per scoprire se hai bisogno di un nuovo telefono prima della grande partenza. Il telefono continua ad accendersi e spegnersi da solo? E ci vuole sempre più tempo per farlo funzionare? Beh, questo significa che qualcosa non va con la batteria. Con alcuni modelli le batterie possono essere facilmente sostituite, ma con altri è praticamente impossibile. Il telefono si surriscalda anche quando non lo utilizzi? Anzitutto prova a rimuovere la custodia e a sostituirla con una più traspirante. Ma se ciò non aiuta, qualcosa potrebbe essere seriamente compromesso nell'hardware interno. Magari è il caso di portare il telefono da un esperto prima che diventi un vero e proprio pericolo. Ci sono delle linee verticali sullo schermo? Linee, bande, sfarfallio e altre anomalie sullo schermo sono tutti segni che qualcosa non va nell'hardware. Se le linee bloccano completamente la vista, prova a spegnere e riaccendere il telefono, ma è solo una soluzione temporanea. Ogni volta che stai per usare un'app ci metti secoli? Se il touchscreen diventa super lento e il telefono ignora le tue richieste, significa che il processore non è abbastanza veloce da gestire gli aggiornamenti del sistema. Alcuni produttori affermano di rallentare i telefoni per risparmiare la batteria, e se la sostituzione della batteria non aiuta, allora significa che il problema è grave. Il pulsante di accensione ha smesso di funzionare? Se il telefono si accende e si spegne da solo, può essere davvero irritante e potrebbe indicare dei problemi con l'hardware. Se devi riaccendere un telefono che ha il pulsante di accensione rotto, prova a collegarlo a un computer e forse una porta di ricarica potrebbe aiutare. Dovrebbe accendersi nel giro di un minuto o due. La batteria si rifiuta di rimanere in carica per molto tempo? La batteria del telefono è alimentata da diverse reazioni chimiche. Tutti gli ioni e gli elettroni al suo interno funzionano a cicli, e più cicli completi effettua la batteria, meno potenza di ricarica avrà. E se utilizzi il telefono quando fa molto caldo o molto freddo, la batteria si esaurirà più velocemente. Le app si bloccano continuamente? A volte è colpa dell'app, ma se l'app in questione funziona bene su altri telefoni, allora la colpa è del tuo telefono. Le app sono create per modelli nuovi e sistemi operativi più recenti. Potrebbe essere che il tuo telefono non ha abbastanza memoria per il corretto funzionamento dell'app. La batteria si gonfia? Rumori strani sono segnali di avvertimento che gli elementi chimici all'interno della batteria si stanno decomponendo. Questi processi possono far sì che la batteria si incendi o che si verifichi un cortocircuito. Rivolgiti al più presto a un centro assistenza. Ci vuole un'eternità per scattare una foto? A meno che tu non stia scattando una foto in condizioni di scarsa luminosità o in modalità notte, il tempo di acquisizione non dovrebbe essere infinito. Non ti senti più entusiasta di condividere foto e video? Anche la migliore app di fotoritocco non potrà sistemare un'immagine sgranata, sfocata e di bassa risoluzione. È del tutto normale se hai un telefono vecchio, ma se hai un modello più recente, allora c'è qualcosa che non va. Peccato che non si possa sostituire soltanto la fotocamera del telefono. Hai bisogno di competenze speciali per collegare le cuffie? Non dovrebbero volerci 5 minuti per far uscire il suono dalle cuffie. Puoi anche usare delle cuffie wireless, ma se la spina si è rotta, allora questo potrebbe essere un primo segno che il telefono è da cambiare. Hai lasciato cadere il telefono più di una volta? Anche se è ancora bello esteticamente, qualcosa potrebbe essere seriamente danneggiato all'interno e potrebbe non funzionare tanto bene come prima. Uno schermo rotto fa male agli occhi, i pulsanti usurati possono smettere di funzionare e se mandi un SMS sotto la pioggia o tieni il telefono in bagno mentre ti fai la doccia, l'acqua potrebbe penetrare senza che tu te ne accorga. Hai eliminato un sacco di cose, ma non hai spazio di archiviazione? Man mano che le app e i sistemi operativi diventano più avanzati e offrono nuove funzionalità, crescono anche di dimensioni. Quindi, anche se sposti tutte le tue foto e i tuoi video su un cloud e lasci solo 3 delle tue app preferite, potresti comunque ricevere il messaggio memoria piena. I tuoi amici continuano a dire cosa hai detto? Un microfono o un altoparlante che non sempre funziona è un'altra bandiera rossa.
Puoi sempre usare le cuffie o scrivere solo messaggi, ma ancora una volta non è una soluzione a lungo termine. Hai difficoltà a trovare aggiornamenti? Nuovi modelli con design fantasiosi e nuove funzionalità escono ogni anno. E per questo motivo i produttori non si preoccupano più di creare degli aggiornamenti per i telefoni che loro considerano vintage. E per vintage intendo un telefono che ha almeno 5 anni. Wow! E nessun aggiornamento di sicurezza significa che i tuoi dati sono in pericolo. Non riesci a installare il nuovo sistema operativo? Potrebbe essere a causa della batteria scarica durante l'installazione, un'interruzione di corrente o del software difettoso. Ma è molto più probabile che l'hardware nel tuo telefono sia troppo vecchio per gestire quel nuovo sistema. Un telefono cellulare con un processore da 32 bit non funzionerà con un sistema operativo da 64 bit. Il tuo sogno di scaricare un'app RV non è diventato realtà? Puoi provare a installare un'app RV o un gioco per mettere alla prova la RAM e la grafica interna. Se l'app funziona senza problemi, è tutto ok. Ma se la installi e non funziona bene, allora il telefono non dispone della tecnologia più aggiornata. Trovare degli accessori per il telefono è più simile a una caccia al tesoro? Non riesci a trovare una protezione per lo schermo. Puoi scegliere solo tra due cover e il supporto per l'auto è troppo grande per adattarsi o è troppo caro. A un certo punto anche i costi di riparazione saliranno alle stelle. Internet è così lento che vuoi solo piangere? L'LTE è 10 volte più veloce del 3G e i telefoni più vecchi non possono connettersi ad esso. Quindi, se devi connetterti al Wi-Fi per scaricare un'app o se devi mettere in pausa un video per farlo caricare, allora faresti meglio a pensare di cambiare telefono. E anche col Wi-Fi le cose non migliorano? Avere l'ultimo modello di hardware e nuovo sistema di software fa sì che il telefono lavori alla massima potenza e le pagine web vengono caricate in pochi secondi. Quindi, anche se stai utilizzando la stessa rete Wi-Fi, un telefono più recente sarà sempre più veloce. Vuoi 10 fotocamere e il tuo telefono ne ha solo 2 o 3? Hai bisogno della messa a fuoco assistita? Vorresti beneficiare di un planetario incorporato? Beh, ignora queste tre domande, ma se hai risposto sì a una delle domande precedenti, allora hai proprio bisogno di un nuovo telefono. Se oggi hai imparato qualcosa di nuovo, metti like al video e condividilo con i tuoi amici. Ecco qui già pronti per te altri video che ti piaceranno. Clicca su quello a sinistra o a destra e resta con il lato positivo.